Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni, madre della loro figlia Céline. I due si erano innamorati durante la loro partecipazione al reality show e, successivamente, avevano avuto una relazione che ha portato alla nascita di Céline. Tuttavia, la loro unione ha subito una rottura caratterizzata da forti conflitti e accuse reciproche. Recentemente, sembra che ci fosse stata una certa riconciliazione tra i due, ma l'arresto di Basciano ha cambiato nuovamente la situazione. Dopo la notizia del suo arresto, Sophie ha reagito deponendo un video su Instagram in cui porta la figlia all'asilo con un passeggino giocattolo rosa, senza commentare l'accaduto riguardo l'ex compagno. Questa non reazione ha sorpreso molti fan. Considerando la gravità della situazione, è evidente che la questione richiede un intervento adeguato e non dovrebbe essere trattata sui social. L'arresto di Basciano è stato autorizzato dal giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, la quale ha descritto la condotta dell'ex GF fino come caratterizzata da ossessiva gelosia nei confronti di Sophie, creando in lei un costante e perdurante timore per la propria incolumità. L'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo, ha commentato queste accuse, suggerendo che se ci fosse stata vera persecuzione da parte di Basciano, Sophie non continuerebbe a vederlo. D'Erasmo ha anche dichiarato che entrambi hanno mostrato comportamenti malsani nella loro relazione, sostenendo che gli episodi di violenza denunciati da Sophie erano verbali e non fisici. La situazione risulta complessa, con accuse di reciproca violenza verbale nel corso della relazione. L'avvocato ha oliato ruoli importanti nella vicenda, auspicando che Sophie possa chiarire la sua posizione. Questa storia continua a svilupparsi, lasciando aperte molte questioni circa il futuro delle relazioni tra i due ex fidanzati e la custodia della loro figlia.